Io credo che siamo di fronte a una trasformazione epocale. In questi anni si sta riconfigurando la posizione del settore pubblico, la posizione del settore privato e del terzo settore non profit. Queste trasformazioni stanno avvenendo anche in Italia in questo momento e quello che sta emergendo secondo me è una figura nuova, quella dell'imprenditore sociale, che ha le radici in una tradizione globale e locale, quella di fare impresa e di avere a cuore i problemi della società e del pianeta, ma che ha delle metodologie completamente diverse oggi, più vicine e più attente a dinamiche di mercato e anche più vicine a un nuovo sentire, una nuova generazione che sta entrando in questo mondo, che non vuole entrare come volontario, che non vuole entrare come un operatore del sociale tradizionale, ma che vuole entrare come imprenditore e anche considerare questo come un'opportunità di lavoro a lungo termine. Ed è a questa particolare tipologia di persone che noi ci rivolgiamo e che crediamo bisogna rafforzare, perché secondo noi l'impresa può essere una fonte di trasformazione sociale importante e può distribuire benefici che vanno ben oltre semplicemente alcuni azionisti, ma che possono invece essere le persone sul territorio, le comunità.